Amici di canalecaccia.tv, siamo all'interno dello stand della Crispi, è inutile che io sto a presentare l'azienda, siete uno dei leader a livello mondiale nel settore delle calzature, grazie, non per solo questo. Della caccia ma anche dell'outdoor. Caro Guido, io ho avuto il piacere di venirvi a trovare, visitare l'azienda dall'interno. È vero. È tutta un'altra cosa. È tutta verità, vero? Sì, è tutta verità, per cui ve lo testimoniamo noi. Quello che combinano. Il bello della vostra azienda è che prende e mutua una serie di esperienze in diversi settori. L'anno scorso mi avevate colpito con quella chiusura particolare che l'avevate mutuata dallo skateboard. Sì. Ti ricordi, eravamo più che altro sì dagli scarponi da snowboard, eccetera. Da snowboard, scusa, no, skateboard. No, no. È stato là. Dallo snowboard. E poi siamo venuti a trovarvi, abbiamo conosciuto la realtà dal di dentro, tanto lavoro, tanta passione e una continua evoluzione di materiali, una continua evoluzione del lavoro che va incontro alle esigenze, sempre più esigenti dei nostri amici cacciatori. Sì, è un continuo investimento tra l'altro. È un continuo investimento tra l'altro, sì. Però il riscontro poi che dà il mercato è assolutamente positivo e di conseguenza... Sì. Questa è una cosa importante. Vedo che la ricerca va avanti e abbiamo un nuovo prodotto. La ricerca continua, abbiamo sviluppato quest'anno un nuovo prodotto della serie Island. L'anno scorso abbiamo presentato, come hai già introdotto tu, l'Island Pro, ok? Che lo possiamo vedere qui nello scaffale. Eccolo lì, avete aggiunto un inserto verde, mi permetto di dire, o c'era già l'anno scorso? C'era già l'anno scorso. Però un po' più visibile quest'anno, ecco, sì. E, quindi mi ricordavo bene, dai. Abbiamo declinato anche questa versione, ok? Prendendola dalle versioni più alte, e è una versione mid, diciamo, chiamiamola così. Il concept è lo stesso sostanzialmente, è uno scarpone con una ghetta termosaldata, per capirci, ok? È totalmente impermeabile, ok? L'apertura è semplicissima, ha uno strap con un velcro, ok? Una patella laterale che si può tirare. Da infilare. Sì, facilissimo da infilare. Questa scarpa è stata lanciata ed è dedicata alle attività venatorie principalmente in pianura, in zone acquitrinose, ok? Essendo totalmente impermeabile. Okay. Particolarità di questo scarponcino è anche la suola, ok? Abbiamo un inserto in microporosa, ok? E una suola è una suola Crispi, ok? La denominata Claw per la tecnologia, ok? Claw come artiglio. E ha un grip eccezionale, scarica molto bene e si adatta tranquillamente a qualsiasi tipo di terreno. È sempre un piacere, Guido, quando ci presenti queste calzature, perché si evince anche l'approccio tecnico che dai nelle nostre interviste, cioè si capisce che lo studio viene fuori da una formazione che in azienda è il patrimonio e il DNA di questa azienda, diciamo, e nulla è lasciato al caso. No, diciamo sì che dedichiamo tanto alle tecnologie, ok? Investiamo tanto in tecnologia, investiamo in prodotto e fortunatamente la scelta anche dei materiali poi cade materiale, sempre sui assolutamente, materiali di prima qualità. Certo. Questa copertura è un tessuto particolare, ok? Antirovo sostanzialmente. E io l'ho scambiata per un Kevlar, ti ho detto, ma evidentemente ho sbagliato. No, non è un Kevlar, è un tessuto molto resistente all'abrasione, ed è per questo che l'abbiamo introdotto in questa tipologia di prodotto, perché è soggetto a terreni anche all'utilizzo in terreni impervi, okay? Quindi dobbiamo utilizzare dei materiali molto resistenti. Ed è per questo che l'abbiamo proposto in queste tipologie di prodotto. La qualità poi fa sì chiaramente che sono calzature che hanno un costo equilibrato per quello che è relativamente, però se andiamo a ragionare amici calzatori e cacciatori, il rapporto del tempo, cioè di quanto dura uno scarpone Crispi, fa sì che poi questo costo si va
veramente a diluire nel tempo. Io vedo l'acquisto di una calzatura Crispi come un investimento che uno fa sul proprio piede e sul benessere e sulla camminata. Sì, qui abbiamo comfort, abbiamo una tecnologia instant fit, quindi un comfort istantaneo e duraturo, ok? E tanta tecnologia dietro sostanzialmente. Bene, tutto questo noi l'abbiamo riscontrato anche nei nostri portali, caro Guido. Grazie. Abbiamo una cartina tornasole. Sì. Lo scorso anno abbiamo lanciato cataloghicaccia.it. Sì. Bene, ci sono aziende che raggiungono le 25.000 visualizzazioni, parliamo di aziende nel settore delle armi, ma nel settore degli accessori e della calzatura voi siete su al top. Oltre 4.500 visualizzazioni e download del vostro catalogo stanno a testimoniare quanto la gente va a cercare i vostri prodotti. È un po' un termometro della situazione relativo a questo tipo di fattore. Ah, tra le altre cose, ho fatto prendere prima a Guido il catalogo, lo renderemo disponibile a breve. Sì, lo renderemo disponibile a breve come abbiamo fatto l'altra volta. Io dico sempre che chiaramente una calzatura va provata, ma tanta cura dei particolari, tanta cura dei dettagli, la scelta di questi materiali, l'attenzione veramente alle piccole ai cose dettagli. E andare incontro alle esigenze, conoscendo le esigenze e conoscendo i terreni in cui sono la riprova di un'attività che vi rende leader in questo settore. Grazie, sono belle parole. Sono belle parole perché le spendo, come dico spesso, non per piaggeria, ma perché quando dico una cosa ci credo. Qui vedo anche una cura delle sezioni interne, il footbeds. Sì, questa è una linea accessori che abbiamo. Parliamo anche di questo, perché una grande azienda non si limita solo alla calzatura, a produrre la calzatura, ma anche all'accessorio. Anche all'accessorio, curando anch'esso praticamente nei minimi dettagli. Esattamente. Bene, vi rimandiamo al sito internet www.crispi.it per tutte le informazioni del caso. Sì. L'azienda è presente in tutte le migliori armerie del mondo, siamo qui a Livoa a Norimberga, quindi anche in tutte le migliori armerie italiane. Io vi dico, provate per credere qual è il valore aggiunto che dà una calzatura di questo tipo, che dà l'esperienza di Crispi. La sicurezza e la certezza. C'è anche un discorso di assistenza aftermarket, nel senso che non succede quasi mai, ma quando succede, Guido, l'azienda è presente. Rispondiamo, sì. Abbiamo un customer service molto attivo. Molto attivo, quindi è importantissimo dirlo, perché si va a fare un investimento, è giusto che si sia tutelati in tutti i passaggi. Vi aspettiamo, amici cacciatori, a Caccia Village. Assolutamente, 11, si presenti. 12 e 13 sarà un'edizione ancora più bella di quella dello scorso anno. Perfetto. Ancora più grande. Ci fa piacere di avervi tra i nostri espositori. Io adesso ti lascio al pubblico. Una di assicurazione, qua. Grazie. Ci siamo seduti un attimo perché da ci siamo rilassati un secondo, dai. Che stavamo. Ci vuole. Ci vuole. Amici, da IVA e dallo stand Crispi è tutto. Grazie.